ho smesso di parlare di questo tema, nel senso che tutti, insomma, io lo considero incomprensibile, l'ho detto in tante occasioni, però c'è di buono che adesso le forze in campo sono chiare e spero che si possa finalmente cominciare a parlare dei problemi dei romani. Quando mi sono candidata sindaco, e mi sono candidata sindaco in una situazione, diciamo, un po' complessa, l'ho fatto come scelta di amore per questa città, perché io la amo, sono romana. Non sopporto l'idea di vederla raccontata nel mondo come la stanno raccontando in questo tempo i vari quotidiani, non sopporto una città distrutta e devastata, ho pensato che dovevo fare la mia parte. Poi chi vuole aiutarmi a vincere mi aiuterà, chi vuole fare altre strade le farà, il bello è che a un certo punto arriva la democrazia e lì decide il popolo, i giornali possono raccontare quello che vogliono, i partiti possono dire quello che vogliono, decide la gente, io voglio parlare alla gente e a loro chiedo di sostenermi per la corsa a sindaco. Mi piace la mia campagna elettorale e mi dedico alla mia campagna elettorale, rispetto tutti i miei avversari. Vorrei parlare poco di loro e molto dei problemi dei romani, anche se ho visto che alcuni degli avversari passano una giornata a parlare solo di me, il che è una buona notizia perché vuol dire che sono un avversario temibile.